Benvenuti guardiani in questo nuovo video su Destiny con la review della live stream appena terminata sulla corte di Oryx. Questo mercoledì nella nostra live ci sono Urk, la bella gamer Lazed Up Lauren e il designer di The Taken King Ben Womack. Siamo andati alla scoperta della corte di Oryx, quindi restate con noi per saperne di più. Pronto? Boss a domicilio? Sì, vorrei un bel boss con drop finale. Sì, certamente, pago in contanti, con le rune. Sostanzialmente la corte di Oryx è un distributore di boss che funziona con le rune. Una valuta che si droppa uccidendo avversari ultra, ovvero quelli con la vita gialla, per chi non fosse esperto. La corte è dapprima inaccessibile, dato che il suolo è elettrificato, fintanto che un membro della squadra non sacrificherà una rune precedentemente droppata per dare inizio al combattimento. Ogni round ci vedrà affrontare uno o più boss con i quali sarà necessario adottare tecniche di combattimento differenti. Abbiamo visto due maliarde che tornavano in vita nel momento in cui una delle due era ancora viva. Un cavaliere che necessitava di potenti fendenti di spada, e sì, sono arrivate anche le spade e fanno davvero male. Alla fine di ogni round, dopo aver ricevuto il nostro meritato drop, dovremo tornare all'uscita della corte, sacrificare un'altra rune che si droppa alla fine di ogni round ed uccidere il boss successivo. Dopo aver terminato questi tre round, sempre tramite il sacrificio di una rune, questa volta composta dalle tre droppate in precedenza, si avrà diritto ad affrontare un boss parecchio più cattivo dei precedenti. Durante il live abbiamo visto un orco accompagnato da due cavalieri. Si tratta di combattimenti frenetici ed ardui. Il gioco di squadra sarà fortemente necessario, guardiani. Al termine della nostra ultima fatica verremo ricompensati con troppe più sostanziosi e se uno dei nostri compagni sarà in possesso di una rune, ci sarà permesso di ricominciare questa prova da capo. Dici fa anche il simpatico e ci dice che vuole tenerci qualche sorpresa in serbo per settembre. Ma c'è ben altro da scoprire. Ad esempio ci mostrano due trailer esclusivi facendo notare che è stato un grandissimo anno per Destiny. Il tanto atteso raid, quindi questa corte di Oryx, sarà rilasciata il 18 settembre 2015, quindi tre giorni dopo l'uscita del DLC. Riguardo alla nostra carissima spada esotica, le cose che ho notato è stato i perk, ovvero la luce temprata, quindi ha una difesa aumentata, e il danno che è solare, cioè bisognerà fare una quest per ottenerla. Detto ciò ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commentino, di continuare a seguire il nostro canale La Lega dei Guardiani, il nostro gruppo Facebook Destiny Lega dei Guardiani, e niente, lasciate un parere qua sotto. Spero di aver detto tutto, questa live l'ho fatta in mezz'ora post live stream, quindi ovviamente ci sarà qualche minimo errore, ma spero di aver riassunto tutto nella maniera più esaustiva possibile. Qua è Morti, bella per tutti, buona caccia guardiani.